farei un rapido secondo giro, iniziando di nuovo da Daniela Villani, assessore anche al mare, e vorrei partire su questo, chiaramente su qualche tematica con Daniela un po' più napoletana. Qui in prima fila abbiamo il nostro ragazzino, Peppino D'Amato, il nostro decano, che da 4 anni si batte per avere un grande museo del mare a Napoli. Abbiamo provato prima nella Darsena Acton, poi non ci siamo riusciti, qualche lentezza napoletana. Da 1 anno e mezzo abbiamo costituito un comitato per il grande museo del mare di Napoli. È un comitato in cui, differentemente da quello che normalmente avviene nella nostra città, siamo riusciti a mettere insieme 38 soggetti sotto la guida, l'entusiasmo, la passione di Peppino D'Amato, che è il nostro presidente. Abbiamo messo insieme Confindustria, Confcommercio, il Propel, la sua gente, gli armatori, tutti, praticamente tutti, il RIN, ma tutti. E li abbiamo messi insieme tutti, facendo quest'opera in supplenza rispetto a un porto che da 4 anni è ingessato in commissariamento. E quindi abbiamo prodotto un progetto, il sindaco ora ci ha chiesto di portarlo in sala giunta e mostrarlo, la regione entusiasta, il sovrintendente ancora più entusiasta, Garella, ha scritto al sindaco. Quindi questo un'iniziativa, il volo San Vincenzo di cui parlava anche Ivano Russo, sempre lì con la Marina ci siamo confrontati, e fermo restando che la Marina mantiene il suo ruolo nella Darsena Acton, ci darà il passaggio per poter accedere a quei 1500 metri dorati, proprio quel Golden Bears che dalla Darsena Acton va verso il centro del Golfo di Napoli, che pochissimi napoletani conoscono, dove noi Propeller il 4 dicembre faremo una maratonina aperta a tutti della città. Quindi tante iniziative in cui il cluster sta facendo opere di supplenza. Allora, quello che chiedo a Daniela, io credo che con prossima settimana avremo un presidente, sappiamo già tutti chi è, con la nuova presidenza del porto, con il comune, con la regione, con gli operatori, ma proprio in questo settore che per le crociere è fondamentale, quello che va dall'edificio Magazzini Gerai, dove collocheremo il Museo del Mare, la stazione marittima, il Beverello, il Molo San Vincenzo, io credo che il comune debba fare un grande sforzo per mettere tutti quanti al tavolo, tenere presente quelle che sono le iniziative, le proposte, i progetti, e svolgere il suo ruolo, che è la città che sta lì nel porto. Daniela. Umberto, permetti una domanda? Io non sono del settore, sono di tutt'altro settore, però mi sembra che quello delle crociere si stia avviando sulla stessa strada che ha portato in crisi le navi da carico. Cioè si stanno costruendo tante nuove navi e tanto più grandi. E secondo me questo potrebbe portare una crisi anche per il settore delle crociere. Scusatemi la mia domanda, ma proprio per la mia qualità di decano sono interessato a tutto lo shipping mondiale. Grazie. Allora, intanto, Daniela, se ci rispondi sulla questo parte occidentale del porto. Questo rispondere qualcuno sì, delle crociere. No, sulla parte occidentale. Auspichiamo intanto tutto questo, sono ascoltato attentamente tutti i relatori, ho sentito che c'è un coordinamento, una strategia comune, anche tra governo, enti locali, voi adesso mi dite di questa splendida, di cui già conoscevo, iniziativa, di questo gruppo, di collaborazione, cioè si respira una nuova area, un'area che tende a creare cose, fatti, poche chiacchiere, unione su condivisione di obiettivi. Per cui su questo sicuramente noi come comune, il sindaco Luigi De Magistris ed io saremo al vostro fianco. E ci faremo parte attiva, anzi dirò di più e rilancio. Io in particolare noi assistiamo che ci sono delle città che sono delle città designate come caposcalo. Perché non poter aspirare a Napoli caposcalo? Napoli ha tutte le caratteristiche, soprattutto se si chiude la stagione del silenzio e si apre quella della collaborazione, del dialogo, di poter far sedere attorno allo stesso tavolo gli interlocutori che occorrono per
determinare tutto questo, soprattutto in visione del fatto che il governo pare ed è così, insomma, si sia organizzato in modo più programmato, come spiegavano Taranto, spiegavano altre città del sud. Bene, in questo sud c'è anche Napoli. Noi ci auspichiamo che vengano prese in considerazione una serie di proposte che nasceranno dal tavolo di cui noi ci faremo promotori per dare un cambio di passo. Grazie Daniela. Bene, allora io ritornerei alla parte commerciale e quindi abbiamo di nuovo Massimo Brancaleoni e a Massimo, come dire, chiederei in particolare la Cina, questo grande mercato. In Cina si parla di oltre 50 milioni di ricchi, c'è un paese come l'Italia ma tutta ricca e gente che può spendere. Dicevo inizialmente, la Cina è passata dall'1,2 al 9,2% in 8 anni del totale delle crociere nel mondo, ma la domanda che ci poniamo noi del Mediterraneo: la Cina indebolirà il Mediterraneo o noi potremmo anche sfruttare la Cina nel Mediterraneo? Grazie Massimo. Allora, innanzitutto grazie della domanda, perché la mia storia professionale in qualche modo è intrecciata alla Cina. Nel 2005 abbiamo aperto, io sono stato la persona che per Costa Crociera ha aperto il mercato e sono stato in Cina tra il 2005 e il 2009. In qualche modo sono stato definito il Marco Polo dell'industria croceristica ed è stata una storia di successo. Abbiamo iniziato un'operazione nel 2006 con alcune decine di migliaia di passeggeri. Per darvi un'idea, cresciamo a ritmi cinesi. Oggi il mercato, anzi nel 2017 il mercato varrà più di 3 milioni e quel mercato rappresenterà in double digit 12% l'intero business croceristico mondiale. Quindi questo è quello che è avvenuto dal 2006, perché in effetti Costa Crociere ha aperto il mercato delle crociere il 3 luglio del 2006, con una nave abbastanza piccola, era il Costa Allegra, 800 passeggeri. E nel 2017 supererà la Cina, quindi il numero dei passeggeri cinesi, i 3 milioni. L'opportunità è enorme per quanto mi riguarda. Io sono stato un po' sul mercato, quindi diciamo conosco un po' gli habits del consumatore e dove vogliamo arrivare come strategia, soprattutto per la nostra compagnia. L'idea è che i cinesi, dopo la prima esperienza su crociere, che solitamente sono abbastanza brevi, la durata media è 4 giorni, perché ci sono parecchie crociere di 3 e anche alcune crociere di 5. Destinazioni fondamentali sono Giappone e Corea, perché questi sono gli unici paesi importanti o appealing che i cinesi visitano per una distanza, una durata di vacanza così breve. Quindi dicevo, il primo momento di esperienza e di soddisfazione della crociera, di scoperta della crociera, viene con queste mini crociere. Ma in generale il crocierista cinese si evolve in qualche modo in termini di destinazione, e le destinazioni, se guardate a qualsiasi ricerca di mercato dei cinesi, sono gli Stati Uniti, la Svizzera, l'Italia, la Francia. Queste sono le destinazioni più importanti, se fatte salvo le destinazioni asiatiche, quindi la Malesia, la Thailandia, Singapore, a cui i cinesi guardano e a cui sognano. Quindi, se facciamo una piccola prospettiva, una piccola proiezione, 3 milioni è il mercato del crociere nel 2017, la penetrazione è ancora molto bassa e l'habit del consumatore cinese è, dopo aver provato una volta o due volte una crociera locale, è quella di viaggiare all'estero. E tra le diverse destinazioni, le più importanti in particolare in Europa sono l'Italia e la Francia, questo vuol dire Mediterraneo. Quindi nei nostri progetti futuri come azienda internazionale tricolore, come DNA, abbiamo un forte sviluppo del mercato cinese, e i nostri clienti passeranno sicuramente attraverso una prima esperienza nelle mini crociere
in Asia, ma poi visiteranno il Mediterraneo, perché questo qui è il ciclo che noi ci immaginiamo ed è quello che arriverà. Quindi grandissima opportunità per quanto mi riguarda i cinesi, e questo in qualche modo aiuterà il Mediterraneo a offsettare la volatilità dei clienti americani. Oggi i clienti americani vivono con maggior apprensione gli eventi geopolitici che hanno caratterizzato un po' il Mediterraneo negli ultimi anni, ma questa parte di mercato, la Cina, potrà sicuramente offsettare un'evidente volatilità del mercato americano e sicuramente incrementare le presenze attraverso le crociere, attraverso l'esperienza della crociera. Grazie. Massimo, allora passerei a Leonardo Massa, entrando un po' più nell'Italia e a Napoli. Il ruolo dell'Italia nel mercato crocieristico italiano, in particolare noi siamo qui a Napoli, il ruolo e le prospettive per il futuro. Leonardo. Beh, crediamo che Napoli abbia un ruolo centrale, parto da Napoli e poi arrivo all'Italia, abbia un ruolo centrale e lo manterrà in futuro. Un po' di numeri per dare la dimensione di questo, crediamo, di MSC: nel 2016 abbiamo aumentato quasi 250.000 passeggeri sul porto di Napoli, con 63 scali. L'anno prossimo, l'avevo detto prima, l'ammiraglia che vareremo a giugno, la MSC Meraviglia, nave da 154.000 tonnellate, verrà a Napoli e scalerà regolarmente il porto di Napoli. Napoli ha, quello che io dico, le tre caratteristiche fondamentali per rendere poi un porto attrattivo e strategico per una compagnia di crociera, che sono le caratteristiche tecniche, la possibilità di poter operare con navi, specialmente quelle di grandi dimensioni, un'interconnessione intermodale per renderlo hub e raggiungibile, tutto migliorabile, ma a Napoli ci sono queste condizioni, l'aeroporto sta facendo degli passi avanti straordinari, e poi un bacino di utenza locale estremamente interessato alle crociere, perché il bacino campano, ma in generale del centro e sud Italia, è un bacino interessato a questo prodotto. Detto questo, l'Italia, con i dati di qualche settimana fa dell'Italian Cruise Day, è vero che non cresce moltissimo, ma comunque continua a crescere nell'industria crocieristica. I porti italiani sono sempre più attrattivi e provo anche, Umberto, scusami, a rispondere alla domanda fatta dal decano, il dottor D'Amato, circa questo investimento che continuiamo a fare, il nuovo naviglio. Di fatto MSC Crociera ha terminato nel 2013 un piano industriale che ha di fatto permesso la costruzione delle 12 navi attualmente in flotta, con una disponibilità di circa 40.000 posti letto. È partito nel 2015 un nuovo piano industriale che porterà la flotta nel 2024 a raddoppiare gli attuali posti letto, diventando quasi 80.000. Crediamo che le opportunità ci siano in Cina, lo diceva prima Branca Leone, ci siano nel Mediterraneo, segmentando ulteriormente clienti. Oggi io lo continuo a ripetere, il prodotto crociera è molto visto come vacanza 7 giorni, ma possiamo diventare alternativa a tante altre formule di vacanza, e il livello di penetrazione, per esempio nel mercato delle crociere in Europa, è ancora meno della metà del livello di penetrazione che le crociere hanno, per esempio, sul mercato americano, che è un mercato oggi il più sviluppato al mondo. Quindi esistono opportunità nel Mediterraneo, esistono opportunità in generale sul pianeta, dalla Cina agli Stati Uniti. Immaginate, per esempio, che per MSC Crociere il secondo mercato in termini di volumi, dopo il mercato italiano, che è il primo mercato, è il mercato brasiliano, dove siamo market leader. Quindi per 5 mesi all'anno abbiamo parecchie navi della nostra flotta posizionate in quell'area. Quindi crediamo fortemente che ci sia per le crociere all'interno dell'industria del turismo, non parlerei di industria delle crociere, ma di industria del turismo, spazio di crescita nei prossimi decenni. Ritornando a bomba sulla domanda del Mediterraneo in Napoli, le opportunità ci sono. Ci sono, io dico, su tutto l'idea di destagionalizzare un prodotto nel Mediterraneo già destagionalizzato, ma probabilmente su questo, sullo scalo di Napoli, possiamo fare ancora meglio. Ci sono opportunità per rendere Napoli non solo porto di transito, ma trasformarlo sempre più in un hub. Ci sono per creare tutte quelle connessioni col territorio per sviluppare ulteriormente la destinazione. Quindi un messaggio concreto su portato dai numeri e con le azioni almeno della mia azienda, estremamente positivo per il territorio e per la città.
Grazie Leonardo, anche per le parole di incoraggiamento per il nostro porto e per la nostra area. Allora tornerei a Maurizio Archetti, presidente di Ecospray, e quindi torniamo sull'environment, per chiedergli, voi siete sempre con la vostra azienda alla ricerca di sistemi innovativi per la depurazione dei fumi, puoi raccontarci un po' su cosa state lavorando e i vostri obiettivi, sempre nell'ambito del mercato delle crociere? Sì, sicuramente. Noi abbiamo seguito un po' la strada di cercare di capire dove il mercato dell'environment possa andare nel campo delle navi da crociera. Noi pensiamo che in un certo qual modo seguiranno gli stessi passi che sono stati fatti, magari con i dovuti tempi, nell'automotive. Quindi stiamo parlando di filtri antiparticolato per rimozione dei fumi. Questo sì, si può fare sempre durante il funzionamento del motore, ma diciamo in modo più intelligente focalizzarsi durante l'operazione in porto. In questo caso si possono installare filtri anche per olio diciamo pesante o gasolio che possono diciamo eliminare il fumo nero che si sviluppa dai camini durante il giorno, insomma. Quindi questo è un prodotto che abbiamo iniziato a sviluppare circa 5-6 anni fa e abbiamo già fatto le prime installazioni, per esempio su Aida Prima c'è un filtro antiparticolato e anche c'è un reattore Denox che è l'altro grande prodotto che stiamo sviluppando, la rimozione degli NOx, il TR2 e il TR3. E questo è un mercato che partirà ormai è già in partenza, ma diciamo nei prossimi anni verrà sviluppato sempre di più, quindi filtri antiparticolati e rimozione degli NOx. Grazie Maurizio. Allora concludiamo con il modulo che io chiamo portuale, però in questo caso a Carina Santini chiederei un po' qualcosa sulle strategie di Royal Caribbean nel Mediterraneo per i prossimi anni e se puoi Carina dare anche tu una risposta al Presidente Amato sulle mega ships, mega navi, ne porti anche a Napoli di bellissime. Sì, fino alla settimana scorsa ogni venerdì c'era Harmony of the Seas, la nave più grande al mondo, 220.000 tonnellate, 5.400 passeggeri, 2.500 membri dell'equipaggio, quindi praticamente 8.000 persone che arrivavano ogni venerdì a Napoli, una grandissima opportunità. Preparare la stagione di Harmony è stata una cosa molto interessante, io me ne sono occupata direttamente entrando in contatto con il comune, perché sapendo che l'infrastruttura c'era, il porto, cioè il parcheggio c'era, era importante programmare l'impatto di queste 8.000 persone sul territorio, sulla città, e quindi viabilità, pulizia, sicurezza, piccoli dettagli che però tutti insieme fanno parte della qualità, dell'esperienza di cui parlava il collega di Costa Crociere, che è fondamentale. Gigantismo, direi che se si costruiscono le navi perché c'è spazio, perché ci sia la crescita. Poco fa Leonardo Massa parlava dei livelli di penetrazione. In Europa è dell'1%, quindi l'1% della popolazione europea va in crociera. Dal nostro punto di vista, quindi come comparto industriale, siamo convinti che c'è tantissimo spazio per una crescita. Ovviamente costruire navi più grandi equivale ad avere economia di scala migliore. E quindi tutti quanti stiamo costruendo navi più grandi. Non so se saranno molto più grandi di classe Oasis, che è questa classe di cui ne parlavo prima, 220.000 tonnellate. Noi abbiamo ancora, ce ne sono 3 navi di questa tipologia e ce ne sono ancora 2 altre in costruzione. Per ora pensiamo di fermarci a quelle dimensioni. Ma questo mi permette di collegarmi alle infrastrutture e anche alla ragione per cui un gruppo come Royal può essere interessato a un investimento
onshore, cioè sui porti. È chiaro che costruendo navi di queste dimensioni siamo interessati anche a poterle, a poter trovare dei porti dove collocarle. E sembra facile, ma non lo è. In Italia i porti approvati classe OS sono molto pochi. Quindi vorremmo poter offrire alla nostra clientela sempre itinerari che possono cambiare di anno in anno, e quindi per quello che investiamo in questi porti. E le parole del dottor Russo ovviamente sono manà del cielo, si può dire? Sapere che c'è un coordinamento, una regia, e che percepisce il comparto industriale croceristico come un asset strategico per l'Italia è ovviamente per noi fondamentale. Malgrado tutto, abbiamo paura di certe altre dinamiche che si verificano quando una compagnia decide di investire in un territorio, ed è la catena di enti e di soggetti coinvolti in questo investimento. In primis, quando uno decide, no, mettendo il dito sulla mappa, di investire su un determinato porto perché è strategico, di solito in Italia si verifica con una particolare forza e energia l'opposizione di tutta una comunità locale e, diciamo, anche molto vicina, perché pensa che la crescita di quel determinato porto implica la decrescita di qualcun altro. Cosa che questo ovviamente, se guardiamo la fotografia più larga, non è possibile pensarlo in quel modo, no? Se consideriamo 54 navi in costruzione fino al 2022, 18% sono nel Mediterraneo, non può che continuare a crescere il traffico, anzi, così come noi costruiamo nuove navi per avere nuovi clienti, così anche il Paese deve dotarsi di migliori infrastrutture e più porti per poter accogliere più navi e quindi più passeggeri. Quindi, ripeto, la nostra paura è avere un interlocutore valido, molto deciso, che ha messo delle regole di governance, degli iter sicuri, dei tempi certi, un coordinamento, ma bisognerebbe estendere questo coordinamento a quelle strutture che non dipendono direttamente ovviamente dal governo nazionale, che sono i comuni, le regioni e tutte quelle altre situazioni che avranno degli effetti su un progetto, diciamo, maggiore di investimento in un determinato porto. Quindi questo non è creare polemica, perché sono argomenti che discutiamo direttamente con il Ministero, anche in forma congiunta, in modo congiunto con l'industria. Venezia è uno degli esempi maggiori, no? Un porto che ci interessa a tutti e quindi cerchiamo congiuntamente una soluzione. Direi che, non so se ho risposto alla tua domanda, Umberto, ma... Credo di sì. Sì? Beh. Grazie, grazie Carina. Bene, allora io a questo punto chiuderei proprio con Ivano Russo, chiedendogli a Ivano un rapido excursus delle cose contenute nella riforma portuale, i punti salienti, Ivano. Ma senza scendere nel merito, diciamo, dei singoli provvedimenti, anche perché molti hanno una caratura fortemente tecnica, però, diciamo, i due principi ispiratori alla base del Piano Nazionale Porti, Piano Nazionale Strategico Porti e Logistica e dei provvedimenti attuativi che ne sono seguiti. In parte questi punti, questi due principi danno anche risposte ad alcune delle tematiche emerse stamattina e anche l'ultimo intervento della dottoressa Santini. Il primo principio è che i porti sono la principale infrastruttura strategica del Paese al servizio dell'economia reale. Questa cosa, che sembra una banalità tra gli addetti ai lavori, nella percezione comune non c'è,
abbiamo riscontrato che nella percezione comune non c'è. Noi ripetiamo spesso una frase, diciamo, l'Italia è la seconda potenza manifatturiera d'Europa e l'ottava potenza manifatturiera del mondo, in un paese senza materie prime. Se l'Italia ha questi risultati è perché ci sono i porti da cui entrano ed escono il 70% delle materie prime, dei semilavorati, del supporto all'export o dell'indispensabile import. Altrimenti l'Italia avrebbe il PIL della Grecia, composto da turismo, agricoltura, pastorizia e servizi. Non rendersi conto di questa cosa nel corso degli anni passati ha di fatto abbandonato un po' la portualità ad una funzione ancillare, autoreferenziale, strumentale magari a specifici interessi locali, in alcuni casi anche con risultati importanti, non è che i porti italiani non funzionano tutti, per l'amor di Dio. Però se questa cosa è vero, cioè se parliamo della principale infrastruttura strategica che tiene in piedi il PIL del paese, al di là del fatto che dall'economia del mare discende il 2,4% del PIL nazionale, molto più importante che l'economia del mare, intesa come la portualità e la logistica, sostiene l'altro 45% del PIL nazionale, in maniera, come dire, non solo indiscutibile, ma in maniera insostituibile, perché a nessuno di noi risulta che le materie prime per far funzionare la nostra Finmeccanica, le nostre FS, le nostre Fiat, le nostre aziende, il nostro chimico, il farmaceutico, eccetera, arrivino sulle TAV oppure arrivino con gli aerei. Ecco, non fissare questo principio significa, diciamo, dare una risposta perché il Ministro ha detto prima di tutto e anzitutto la portualità. E poi che l'abbia detto uno di Reggio Emilia, diciamo così, alpinista, diciamo, dà anche il senso di quanto debole sia stato da parte del management, dello shipping, delle città di mare, delle classi dirigenti, anche politiche, eccetera, la presa d'atto di questo tema nel corso di questi anni. Se tutto questo è vero, cioè se, ed è vero, è oggettivamente vero, non è immaginabile che tu abbia, come dicevamo prima, 24 autorità portuali gestite da comitati portuali di 30 persone dove non si capisce niente, concessionari, concedenti, imprese, il comune, o anzi più comuni, la Camera di Commercio, la provincia, la regione, no. Qui parliamo dell'economia nazionale su infrastrutture nazionali e quindi il principio ispiratore è il governo considera la competizione con Rotterdam, con Anversa, con Amburgo come un problema del sistema paese, non di Genova, di Napoli, di Savona. Siccome parliamo di porti in azione, quelli del Northern Range, ma parliamo di porti in azione ormai anche per quelli della costa africana, Tanger Med, Port Said, Istanbul, parliamo di porti in azione anche per quelli baltici, il porto di Koper, Reka, l'unica opportunità che ha l'Italia per fronteggiare un sistema che ci, diciamo, ci attanaglia, no, da nord e da sud-est, di porti in azione sui quali ogni Stato spara tutta la sua potenza di fuoco in termini di infrastrutture, agevolazioni, attrattività, zone franche, eccetera, è quello di valorizzare quello che noi non avremo mai un porto nazione, ma che siamo una nazione porto, perché abbiamo 8.400 km di costa, in una situazione complessivamente impervia, ed è il secondo principio, perché nonostante si sia blaterato per anni di Italia piattaforma logistica, l'Italia tutto è tranne che una piattaforma logistica, proprio per ragioni orografiche, tagliata in due dall'Appennino, isolata dal nord dalle Alpi e circondata dal mare, è la quintessenza dell'isolamento logistico, non della piattaforma logistica. Riammagliare una funzione per l'Italia con queste caratteristiche nello scenario mediterraneo, europeo e mondiale come lo shipping è il secondo principio guida della riforma. E cioè a me non interessa più un discorso sui porti o un investimento su un porto eccetera che parte dalla cinta daziaria, diciamo, doganale e finisce al mare o con i terminal, diciamo, nei suoi prolungamenti, perché così non serve a nulla. Il porto ha un senso se è un hub di una filiera logistica lunga che riguarda interporti, retroporti, piattaforme, piastre logistiche di distribuzione, l'accessibilità via mare, le connessioni con le reti TEN e quindi con la rete ferroviaria e quindi il tema degli allacciamenti. Se c'è una visione logistica integrata dove il porto ha la funzione principe, perché in Italia i porti hanno la stessa disseminazione territoriale e funzione economica che in Germania hanno le ferrovie, se c'è questa visione integrata si può ragionare di come ricostruirla. E infatti se voi leggete il piano nazionale della portualità e della logistica, il documento nazionale strategico sull'intermodalità e il trasporto ferroviario merci, il contratto di programma RFI, il PON reti infrastrutture 2014-2020, cioè se voi li leggete come sovrapposti dei lucidi avrete
diciamo, un disegno compiuto e una coerenza, dove noi individuiamo dei colli di bottiglia nei collegamenti di ultimo miglio ferroviario e li mettiamo anche in ordine di priorità in base ai dati di aggregazione della merce e di funzione, analisi costi e benefici strategica dal punto di vista della pianificazione dei trasporti, poi li ritrovate finanziati nel contratto di programma RFI con priorità 1. Cioè, tenere insieme tutti i documenti di pianificazione significa aver posto le precondizioni affinché di qui a 4-5 anni, più la nuova governance, più il nuovo management, più un'idea diversa di uno Stato che si rimette a fare la politica dei porti, si può provare a recuperare il famoso gap competitivo rispetto ai porti che ci circondano. Da questi due grandi principi sono poi discesi tutti i singoli provvedimenti. Ripeto, è inutile tediarvi su tutti, dalla riforma dei dragaggi alla previsione in legge di stabilità di 220 milioni per incentivare il ferro bonus, il mare bonus e quindi il combinato marittimo, terrestre e l'intermodalità, passando per il regolamento concessioni articolo 18 che è addirittura d'arrivo al concerto con il MEF e tutti gli altri provvedimenti che abbiamo assunto, lo sportello unico per i controlli, cioè immaginate, neanche sull'italiano riusciamo a metterci d'accordo. Noi abbiamo una cosa che si chiama sportello unico doganale e che dei 133 procedimenti di controllo sulle merci in porto in capo a 13 amministrazioni ne raccoglieva solo 65, quindi era uno sportello semi unico, perché tutti gli altri poi li facevano le altre amministrazioni non coordinandosi tra loro. E quindi poi si legge, diciamo così, lo storage, no, della merce in porto italiano di 13 giorni, si perde competitività, eccetera. Abbiamo costruito il meccanismo unico come in tutti gli altri porti, dove la dogana è capofila e ha un regame gerarchico funzionale su tutte le altre amministrazioni. Quindi non è che chiede la cortesia all'ispettore della sanità marittima di venire un certo giorno a una certa ora, è convocato l'ispettore della sanità marittima in un certo giorno a una certa ora. E con questa cosa, più il pre-clearing, più i 15 fast corridor che abbiamo fatto in quest'ultimo anno e mezzo per collegare i porti e gli interporti senza rotture di carico, cioè con l'innovazione, con la tecnologia, non solo con le gettate inutili di cemento a mare per accrescere un'offerta infrastrutturale di cui nessuno sente il bisogno, anzi siamo già in grave regime di overcapacity, noi pensiamo di aver intrapreso, diciamo sia una strada e una direzione giusta. Ultimissima cosa davvero, i comitati di gestione hanno esattamente la funzione a cui faceva riferimento prima Carina, cioè aver costruito un sistema di governance istituzionale dove il decisore pubblico è lo Stato accompagnato da un delegato della regione e da un delegato del comune che ospita l'autorità di sistema portuale, che ovviamente non possono essere scritto nella legge, il sindaco, l'assessore, cioè non è un luogo di politica, è un luogo di management, è un consiglio di amministrazione. Infatti la legge dice che i delegati devono avere gli stessi requisiti dei presidenti, competenze e curriculum in campo di pianificazione trasportistica, eccetera, eccetera, eccetera. Costruire un board snello, istituzionale, di comando e avere accanto il cluster marittimo in una funzione seria e vera di partenariato, di vigilanza, di controllo, di proposta, eccetera, come descritto dal Codice Europeo di Condotta Partenariale, ci consente di avere snellezza decisionale, di coinvolgere gli altri attori del territorio, di non disperdere il contributo di idee e di proposte dei privati che tuttavia non possono essere codecisori con il pubblico. Perché i vecchi comitati portuali erano l'unico luogo d'Occidente dove un privato votava atti amministrativi e leggi valide erga omnes come piani regolatori, quindi era un obbrobrio giuridico. Sanata questa roba e rimesso in campo questa governance, poi ora dobbiamo farla funzionare. Così riassumerei, diciamo, i punti più importanti. Grazie, grazie Ivano. E abbiamo concluso questa sessione nel modo migliore. I porti sono fondamentali anche per le crociere e il fatto di avere una portualità italiana che riparte grazie alla riforma portuale ci consente veramente di essere convinti che l'Italia ripartirà ancora più forte già da un ruolo di leadership in Mediterraneo e le crociere. E quindi io vorrei ringraziare tutti i relatori, le compagnie croceristiche, il Comune di Napoli, il Governo, Ecospray e tutti quanti per questa partecipazione.